Salve a tutti, siamo in compagnia del maestro Enzo Filippetti, docente di sassofono al Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma, che ha tenuto in questi giorni un master nell'auditorium della Casa della Musica in Cosenza. Questa sera il maestro terrà il concerto conclusivo insieme al regista Francesco Galante. Buonasera maestro, vorrei chiedere come mai ha scelto questo programma? Ho scelto questo programma, devo dire, in accordo col maestro Luigi Grisolia, che è stato l'ideatore ed è il promotore di questi due giorni che ho fatto qui al Conservatorio di Cosenza. E l'argomento era la musica contemporanea, in particolare la musica contemporanea italiana per sassofono. Quindi abbiamo concordato di eseguire un programma. La sequenza è la base, diciamo, del repertorio contemporaneo di sassofono, più le altre cose, e poi abbiamo voluto, e il maestro Grisolia l'ha accettato con entusiasmo, inserire anche un brano in prima esecuzione assoluta, cioè un brano che è stato scritto appositamente per me e per questa occasione, che è il brano del maestro Riccardo Santoboni, che insegna musica elettronica al Conservatorio di Frosinone e che questa sera ascolterete per la prima volta per sassofono tenore e musica elettronica. Ah, benissimo, quindi un'esclusiva proprio. Un'esclusiva. E un'altra cosa, torniamo un attimo indietro nel tempo. Lei ha suonato in tutto il mondo, ma io sono curiosa di sapere come mai ha scelto di studiare e quindi di eseguire, tenere i concerti col sassofono. Allora, la cosa è molto semplice, anzi non ho il telefono, se no le facevo vedere la mia prima uscita 1971 col sassofono. Allora, io faccio parte di una famiglia di musicisti, cioè il mio bisnonno era musicista e lui aveva figli che erano musicisti della banda, insomma. E quindi il mio zio era direttore della banda di Celano e quindi naturalmente io con i miei fratelli siamo andati in banda a suonare lo strumento. E siccome io ero il più giovane, gli altri avevano il diritto di scelta, invece io no. E quindi mi è stato fortunatamente, lo ringrazio infinitamente, imposto questo strumento. Poi sono andato, fortunatamente c'era la cattedra di sassofono al Conservatorio dell'Aquila e sono entrato e ho continuato gli studi. Ho incontrato i miei amici e abbiamo fatto il quartetto. La mia famiglia parte dal mio bisnonno musicista, io ho due fratelli musicisti, mia cognata e nipoti, sono tutti musicisti professionisti, quindi una famiglia che quasi naturalmente ha assunto questa idea musicale. Beh, molto interessante. E qualche episodio simpatico della sua carriera? Ma in questo momento ce n'ho tanti, ma quella in genere è quella che io racconto sempre ai miei allievi, delle delle cose che ho vissuto con i miei amici del quartetto, con cui suono ormai da 35 anni, un quartetto sempre gli stessi, 35, forse il più longevo in Italia. E di episodi ce n'è uno, ad esempio una volta abbiamo fatto ritardare il TGV a Parigi perché due di noi erano nella piattaforma inferiore e due nella piattaforma superiore e quindi abbiamo ritardato il TGV per permettere a quelli di sopra di scendere e di prendere, oppure in aereo siamo saliti, siamo andati in Norvegia senza avere l'indirizzo del luogo dove dovevamo andare a suonare, cioè cose di gioventù, cose incredibili, insomma queste sono ragazzate, insomma. Bene, volevo chiedere un suo parere in merito all'ultima riforma, o almeno che si pare si paventi con l'ultima riforma riguardo la cancellazione dei preaccademici. Dunque, cioè abbiamo letto, abbiamo parlato in questi giorni della cancellazione dei preaccademici, ma dell'istituzione dei corsi propedeutici, che sono in una fase naturalmente iniziale e quindi bisogna, secondo me, in base alle indicazioni del Ministero, costruire un po' i programmi. Adesso abbiamo soltanto un'indicazione sugli esami di ammissione e poi dobbiamo costruire tutto il resto. Da un punto di vista, io penso che sia
adesso non so, un po' positivo, perché vuol dire che ritorniamo un po' all'idea iniziale, cioè quella di prendere i ragazzi fin da piccoli per poi portarli e condurli in tutta la carriera scolastica, che è quindi dagli inizi, poi con il triennio e il biennio, che proprio in questi giorni il biennio è diventato ormai ordinamentale, quindi prima era sperimentale, adesso ordinamentale, quindi è una cosa positiva. Il suo prossimo impegno? Il mio prossimo impegno è martedì all'Università di Tor Vergata, all'interno del Master Sonic Art, quindi del Master che riguarda la musica elettronica, e quindi lì terrò un concerto con un programma simile a questo. Invece con il quartetto ho diversi impegni tra giugno e luglio nel nord Italia. Va bene, le auguriamo buon lavoro. Grazie. E intanto volevo chiedere, a proposito di musica elettronica, al maestro Francesco Galante, che è docente qui al Conservatorio di Cosenza, e volevo chiedere, la funzione del regista del suono in un concerto di questo tipo qual è? Allora, la come figura della del regista, e quindi la funzione della regia del suono, è qualcosa che è strettamente legato proprio alla musica elettronica, alla nascita anche della musica elettronica, in quanto per lunghissimo tempo la musica elettronica è stata, diciamo, soprattutto legata a una musica composta in studio e trasmessa nelle sale da concerto attraverso gli altoparlanti, senza, diciamo, una figura strumentale. Per cui, diciamo, colui che compositore o esecutore si occupa appunto della diffusione del suono diventa, come un po' immaginavano i francesi, una figura che è equivalente a quella della regia e della proiezione del suono nello spazio. Per cui, diciamo, per noi i concerti di musica elettronica sono soprattutto questa cura della dimensione, diciamo, sia musicale sia però estetico qualitativa di ciò che può essere stato composto prima. Nel caso invece di questa sera, ad esempio, dove esiste lo strumento reale, che è un esempio tra le varie, diciamo, possibilità di legare le strumentazioni reali a quelle elettroniche, diciamo, l'aspetto di regia assume un livello ancora, diciamo, più specifico, proprio perché la componente acustica dello strumento deve entrare nel gioco delle parti elettroniche che sono invece diciamo fissate, quindi non sono modificabili. Quindi l'esecutore tenta, come dire, di dare un'interpretazione anche di ciò che è fissato su un supporto, e che una volta era il nastro magnetico, oggi sono sempre, diciamo, i computers, ma che richiede anche lì uno studio e una idea di possibilità esecutiva ed espressiva di queste parti. Inoltre, diciamo, nel tempo lo strumento reale è diventato anche una sorgente che viene elaborata in tempo reale, cioè elaborata dal vivo. E nel concerto di questa sera, ad esempio, uno dei lavori, quello del maestro Giorgio Nottoli, prevede proprio questa ripresa dei suoni e una elaborazione dei suoni attraverso il computer e una riproposizione attraverso gli altoparlanti di questi materiali, diciamo, elaborati in tempo reale. Quindi esistono, diciamo, varie modalità di pensare la musica elettronica e di anche quindi delle modalità di eseguire la musica elettronica. Nella tradizione francese, per esempio, sono nate le orchestre di altoparlanti, soprattutto in due città, Bourges, Parigi, ma poi via via anche in altre, che ragionano quasi in termini orchestrali, cioè la sala è piena, non so, di 40, 50, 60 altoparlanti che vengono usati proprio come dei singoli gruppi strumentali da colui che fa la regia del suono. Quindi, diciamo, è anche un ambito di una tecnica esecutiva che si va a specializzare molto anche su questi tipi di comportamenti tecnologici, diciamo così. Ecco.
Bene, considerando questi presupposti sarà sicuramente un'esperienza interessante quella di stasera. Io penso che lo sarà perché sì. il nostro lavoro, anche per quanto riguarda proprio il Conservatorio di Cosenza, sulla musica elettronica ha già una certa tradizione e quindi per noi ogni occasione come lo è quella di questa sera è importante proprio per poter sviluppare un tragitto, un itinerario nel conservatorio su questo terreno della musica contemporanea e maggiormente quella legata anche ai mezzi tecnologici attuali di oggi. Quindi per noi è un lavoro sempre di grande attrazione perché ci permette di fare esperienza ai nostri studenti nel vivere l'esperienza del concerto. Certamente. E con il maestro Filippetti collabora spesso? Ci conosciamo da tanti anni, però non abbiamo mai collaborato insieme, quindi questa è la prima occasione. Quindi è un battesimo che è anche per me molto significativo, piacevole di avere avuto questa opportunità. Conosco l'esperienza del maestro Filippetti su questi territori da interprete, da esecutore e quindi so quanto lui abbia attenzione a questo tipo di musica e di esperienza sempre nuova, di ricerca di nuove cose, quindi è una figura per me molto significativa. Perfetto, allora le auguriamo buon lavoro e grazie. Arrivederci a presto. E quindi arrivederci, un buon ascolto allora. Grazie.